rispetto a delle istanze che sono arrivate sia dalla Questura che dalla Guardia di Finanza, insieme al direttore del demanio regionale abbiamo costruito un protocollo d'intesa che ci permetterà di fare una cosa che è prevista dall'amministrazione ma che nessun ente aveva fatto finora, ovvero un sistema di permute. Noi daremo al demanio alcuni beni che noi non possiamo utilizzare ma che loro possono utilizzare per la pubblica sicurezza, e nello stesso tempo noi acquisiremo parte del patrimonio del demanio che noi già stiamo utilizzando, su cui avremmo comunque pagato dei fitti. In questa maniera razionalizzeremo le spese e faremo un risparmio incredibile per la città metropolitana. Un sistema di permute, ovvero di trasferimenti della proprietà di edifici pubblici dall'Agenzia del Demanio alla città metropolitana e viceversa, al fine di utilizzare al meglio il patrimonio immobiliare, eliminare fitti passivi nei confronti dei privati e conseguire un risparmio complessivo per la spesa pubblica. Cedendo al Demanio, ad esempio, da parte della città metropolitana, Villa Araneo a Posillipo e Villa Tropeano a Ponticelli, che presentano caratteristiche adatte ad accogliere sedi della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, attualmente allocati in edifici per i quali vengono corrisposti canoni di fitti passivi a privati, ottenendo in cambio la proprietà di edifici dello Stato in cui ospitare istituti scolastici, cui l'ente di Piazza Matteotti è tenuto a garantire spazi adeguati. È questo l'obiettivo della dichiarazione comune di intenti sottoscritta stamani nella sala Mariella Cirillo di Palazzo Matteotti dalla città metropolitana di Napoli, rappresentata dal consigliere Davide Lebro, e l'Agenzia del Demanio, direzione regionale della Campania, presente con il suo direttore regionale Dario Di Girolamo, a suggello di una durevole attività di collaborazione e cooperazione tesa ad inquadrare in una cornice istituzionale le attività di valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le operazioni al vaglio delle due amministrazioni potranno riguardare anche altri immobili e daranno luogo ad un duplice beneficio. Da un lato saranno ottimizzati i rispettivi portafogli immobiliari mediante la dismissione di beni non direttamente strumentali alle funzioni degli enti attualmente proprietari, dall'altro si otterrà una consistente riduzione della spesa pubblica complessiva. Si stima infatti che solo con i trasferimenti finora individuati si genererebbe non soltanto un considerevole incremento dei livelli di presidio e sicurezza del territorio, ma si consentirebbe un risparmio complessivo per le casse dei due enti di 1.300.000 euro l'anno. È un progetto molto interessante che tende sostanzialmente a mettere a fattor comune i beni del patrimonio sia dello Stato che dell'area metropolitana. Questo per efficientare l'utilizzo di questi beni, per recuperarli, metterli a norma, e quindi mettere insieme questi patrimoni vuol dire valorizzarli e rilanciare anche il valore dei territori e dare socialmente dei servizi migliori di quelli che offriamo oggi.